Salve ragazzi, allora, inter bruttissima, non c'è niente da dire, sconfitta meritata, mi aspetto tutti i sfoghi, sfoghini di inizio campionato. Certo, Inter va apparsa con poche idee, poca convinzione in campo, secondo me un errore c'è stato forse di Spalletti nel mettere dall'inizio Vessino e Brozovic, e abbiamo ballato la rumba in mezzo al campo nelle loro ripartenze. Sempre, loro hanno sempre superiorità numerica, noi inferiorità numerica. Almeno quello che io vedo, questo, quello che io ho visto durante, ho sentito. Niente. Così è andato, beh, buchi sulla parte sinistra del campo, ma soprattutto loro c'erano una marcia più, non abbiamo trovato le posizioni, abbiamo sofferto il centrocampo, le infilate centrali, una roba allucinante. Brozovic secondo me e Vessino troppo lenti e uno di loro doveva giocare, anche perché erano un evidente condizione fisica scadente, insomma, in forma loro correvano di più. Vabbè, non facciamoci la testa, la prima giornata, vediamo adesso, sfoghi, l'abbiamo detto, ci manca il centrocampista, manca questo, manca quello, e beh, è andata così. Vediamo la prossima col Torino, ancora presto, ripeto, il campionato è lungo, certo non abbiamo cominciato bene, vediamo cosa succede, non deve passarsi la testa, si vedrà col proseguo della stagione. In molti oggi ci andranno dal carro, l'abbiamo detto, quello lì, così siamo incompleti, prima parte del campionato calmo. Tanto lavoro da fare, in mezzo al campo non era proponibile, io personalmente quello che ho visto, che non ho visto tanto, ho sentito più che altro col tablet, avrei messo non Vessino vicino a Brozovic, anche perché due erano vicino al mondiale, Brozovic per allenamenti, era un'evidente difficoltà atletica, anche se ho giocato tanti palloni, io questo ho visto, ripeto, vediamo. Quando Pietro Balde fumoso un po' meno saltava l'uomo, aveva questa velocità, quelle cose che ci servono. Fascia sinistra imbarazzante, fascia destra pure. E questo quanto Lautaro Martinez hanno trovato la posizione, Cardi mal servito, adesso mi non so se c'erano altri ruoli, non rigori, non voglio neanche stare lì. Si è perso, si è meritato di perdere secondo me. Questo è quanto. Ciao ragazzi, domani faremo un punto, un'osservazione migliore. Io ancora lavoro, quindi ci teniamo a fare questo video comunque. Una bella giornata, ciao.